futuro molto lontano, la razza umana è ormai scomparsa dal pianeta Terra. Al posto degli umani ci sono robot, macchine e automi. Come gli umani prima di loro, gli automi robotici lavorano e si riposano, hanno una casa e una famiglia e trascorrono le giornate soggetti a regole e ordinamenti che per la maggior parte non comprendono. Diversamente dagli umani, i robot non hanno bisogno di cibo, ma ognuno di loro si ferma a una stazione di ricarica dove riceve una nuova dose di energia. Ah, l'energia! Senza di essa, la nuova società non potrebbe sopravvivere. Per i robot è la risorsa più importante al mondo. Come potete vedere, tutto e tutti funzionano a batterie. Nella capitale ci sono due grosse fabbriche. La centrale solare, che sfrutta l'energia del sole necessaria al suo funzionamento, e lo stabilimento di produzione dei robot, dove vengono assemblati nuovi automi. La nostra storia ha luogo in questa caotica metropoli. Il suo nome? Ferropoli. Ed è qui che vive e lavora il protagonista della storia che sto per raccontarvi. Questo è Trank. Sebbene possa sembrare un robot come tutti gli altri, in realtà Trank è alquanto diverso. Vedete, al contrario dei suoi amici, Trank non è un prodotto di fabbrica. Il nostro eroe è stato creato da un umano. Trank lavora alla centrale solare e si occupa della manutenzione dei pannelli fotovoltaici. Lui non lo sa ancora, ma sta per succedere qualcosa che cambierà per sempre la sua vita e quella della sua famiglia. Attenzione a tutti i lavoratori, interrompete le attività. Il leader sta per fare un annuncio importante. Ripeto, attenzione a tutti i lavoratori, interrompete le attività. Il leader sta per fare un annuncio importante. Buongiorno a tutti voi, lavoratori di Ferropoli. È con grande piacere che vi annuncio quanto segue. Come ben sapete, le fabbriche della nostra città forniscono energia per il nuovo mondo da molto tempo. Questo sistema ha funzionato fino ad ora, ma è arrivato il momento di creare una nuova tipologia di sistema che garantisca una migliore qualità di vita a tutti i robot e più libertà per tutti i cittadini. Grazie alla ricerca scientifica, il vostro leader ha elaborato una soluzione quasi perfetta, che non richiede più l'impiego del lavoro. Gli scienziati del governo hanno scoperto una quantità abbondante di combustibile organico che verrà distribuito equamente da un luogo segreto, così che possiate dedicare il vostro tempo al divertimento. Trank, nessuno dovrà più lavorare. Non è meraviglioso? Io non ci trovo nulla di esaltante. Non mi piace l'idea di dipendere dal leader per ogni cosa. È l'inizio di una nuova era e per festeggiare la ritrovata libertà aggiornerò i vostri sistemi operativi usando un programma creato dal governo. Non so voi ragazzi, ma io ho un brutto presentimento. Tu che ne pensi? Trank! Immagina la libertà che avremo. Il leader ha detto che è una nuova era. Io ho fiducia in lui. Sì, ma perché nessuno dovrà più lavorare? Oh, non ti preoccupare. Penserà a tutto il leader, vedrai. Attenzione a tutti i lavoratori. Fine delle comunicazioni. Trank, sei tornato prima, che è successo? Non lavoro più alla centrale, da domani dovrò trovarmi un altro lavoro. Hai lasciato il posto? Hai seguito il mio consiglio? Lo dicevo che non faceva per te. Non si tratta di quello, hanno chiuso la centrale solare, ormai nessuno ha più un lavoro. E che ne sarà della fornitura di energia? Non dirmi che si è tornati al petrolio e all'elettricità?
No, hanno scoperto una nuova risorsa organica che fornirà l'energia necessaria senza bisogno delle centrali. Ma questo non ha alcun senso! Una nuova risorsa organica! Che razza di sciocchezze vogliono darci a bere? Vorrei proprio sapere quale energia più organica del sole! Non lo so, nonno. Ho l'impressione che ci sia sotto qualcosa di strano. Hanno detto che proviene da un luogo segreto. Ascoltami, da simili promesse non potrà mai nascere niente di buono, ragazzo mio. È già capitato troppe volte in passato. Città in pieno sviluppo, distrutte dall'avarizia, dall'egoismo e dall'inganno. Hai detto distrutte? Proprio così. Città potenti, prima autosufficienti, cominciarono a dipendere dall'energia fornita da altri e quando si esaurì arrivarono anni bui, migliaia di robot senza lavoro. Chi ha avuto questa brillante idea? Il leader, naturalmente. Ha dato l'annuncio oggi stesso. Dovevo immaginarlo che era opera sua e nessuno ha protestato contro questa assurdità? No, nessuno. Ma qualcosa non mi convince. All'inizio i miei amici erano tristi per aver perso il lavoro. Poi, mentre il leader parlava, sembrava non importasse più a nessuno. Non lo so, è stata una reazione strana. Il leader ha qualcosa in mente e temo che non sia niente di buono. Non mi sono mai fidato di quell'individuo. Una volta, quando ero giovane, ero impiegato presso lo stabilimento di produzione come assistente. Un giorno, quel tipo prese il comando della centrale e tutto cambiò. Ti ho mai raccontato di questa storia, ragazzo? Sì, molte volte, nonno, molte volte. Frank, ascolta, figliolo. Non c'è da fidarsi del nostro leader. È un tipo prepotente ed avaro e scommetto che sta tramando qualcosa. Cercherò di scoprirlo, nonno, ma prima devo assolutamente trovare un lavoro. Magari alla fabbrica dei robot. La fabbrica dei robot non è il posto giusto per te, ragazzo. Sei in gamba tu. E secondo te cos'altro potrei fare? Perché non vai a cercare il tuo costruttore? Oh, nonno, ancora con questa storia. Io te l'ho sempre detto, tu sei un tipo speciale, sei fuori serie, non sei come tutti quei modelli standard. Oh sì che lo so, come potrei dimenticarlo? Non fanno altro che prendermi in giro tutto il giorno per la mia speciale elica gigante. Ti ha costruito una persona in carne e ossa, un essere umano. Ecco perché hai reagito così quando il leader parlava. Chi ti ha costruito può aiutarti a capire. Magari mi potrà spiegare perché non ho delle eliche normali come chiunque altro conosca. Oh, non c'è niente che non vada nell'elica. L'unico motivo per cui è più grande è per poter fare qualcosa di più, tutto qui. Pensaci, tu puoi volare sopra qualunque superficie. Tutti gli altri robot possono volare solo sul metallo. Non capisco che ci sia di tanto speciale. Ora mi sento un po' stanco, ne parliamo domani, vado a ricaricarmi. Buonanotte, nonno. Buonanotte, Trek. Sogni d'oro. Nonno? Nonno, ho appena fatto un sogno incredibile. Ho sognato di galleggiare in una vasca di metallo fuso e, per quanto fosse difficile, ne sono venuto fuori. Che succede? Fermo, non è un modello standard. Avanti, prendiamolo. Questi modelli artigianali e che sono difficili da localizzare. Non può essere lontano. E il leader ci ha ordinato di catturarlo. Dobbiamo trovarlo. Muoviamoci. Devo trovare la maniera di andarmene da Ferropoli e alla svelta.
adesso che facciamo? Era l'ultimo autobus che porta fuori città. Quel robot è troppo intelligente per andarsene in autobus. Hai ragione, i modelli costruiti dall'uomo sono imprevedibili. Andiamo. Eccolo, prendiamolo! Non andrà molto lontano. La tua fuga finisce qui. Non puoi andare oltre. Arrenditi. Non troverai del metallo là fuori. Solo chilometri e chilometri di deserto. Vi ringrazio molto per la lezione di geologia, ma adesso devo salutarvi. Torna indietro! Stai violando la legge! Maledizione, non riesco a volare! E così cominciò l'avventura di Trank. Scappò da Ferropoli volando sopra l'immenso, sterminato deserto dell'Amazzonia, il più esteso del Nuovo Mondo. Volò per ore percorrendo chilometri e chilometri sull'immensa distesa di sabbia. Si sentiva libero come non lo era mai stato prima. Ben presto, però, cominciò ad affaticarsi. Non aveva mai viaggiato così lontano da casa. All'imbrunire, Trank si sdraiò sulla sabbia fredda del deserto e dormì profondamente per tutta la notte. Sai, Nev, al giorno d'oggi non puoi immaginare quanta gente butta via cose perfettamente conservate. Comprano un nuovo modello anche quando non serve. Meglio per noi, non credi? Scusate, ma dove mi trovo? Devo essermi addormentato. E voi due chi siete? Mi chiamo Trank. State tranquilli, non intendo farvi del male. Ma sai parlare? Noi credevamo che tu fossi un ferro vecchio. Il rottame è vivo! Il rottame è vivo! Aiuto! Qualcuno ci aiuti! Siamo in pericolo! Aiuto! Smettila di urlare, Nev! Questo è un robot e si chiama Trank. Lui è un robot come noi? Sta attento come parli, Nev. Certo, è un robot. Si tratta solo di un modello artigianale. Tutto qui. Non ha importanza. Mi dicono cose di questo genere continuamente. Dimmi, Trank, cosa ci fai nel deserto? È una lunga storia. Vedete, io vengo da Ferropoli. E fino a ieri ero dipendente della centrale solare. Hanno chiuso la centrale dicendo che avrebbero usato un'altra forma di energia organica. Esatto, è così. Ma tu come lo sai? Perché molto tempo fa accadde lo stesso nella nostra città. Nessuno aveva più un lavoro. Hai ragione, Nev. Chi riesce a tirare avanti con le tasse da pagare per il nuovo combustibile? Molti robot hanno perso la loro casa. Già, e noi ogni giorno setacciamo il deserto in cerca di metallo da rivendere. Ma tu che stai cercando qui? Mio nonno è stato rapito e sto cercando il mio costruttore. Spero che almeno lui sappia darmi delle risposte. Wow, vuoi dire che conosci l'uomo che ti ha costruito? Non l'ho mai incontrato, ma ho sentito dire che vive nella foresta metallica. È il tuo giorno fortunato. Noi stiamo andando alla centrale di riciclaggio dall'altra parte della foresta. Vuoi venire con noi? Se vuoi ti diamo un passaggio. Da solo ti perderesti, credimi. Sì, va bene. Grazie, ragazzi. Sì! Oh no, spero che funzioni. Ciao, ragazzi!
ragazzi, che cosa avete per me oggi? Niente di nuovo, ho paura che... siano sempre le solite cose. Sai com'è ultimamente? Da Kirotami, niente di speciale. Avete visto un robot artigianale che cerca lavoro da queste parti? Cosa? Un robot artigianale? Fatemi dare un'occhiata. Aiuto! Cosa abbiamo qui? Non l'avevamo mai visto prima. Deve esserci finito per caso. Non è niente male. Potrei usarlo nella mia cucina. Questo lo prendo io. Come vuole, agente! Potete andare, siete puliti. C'è mancato poco. Meglio scappare, Nev, in caso la guardia ci abbia seguito fin qui. Tu rimani qua, Trank. Torniamo a prenderti più tardi. Ci vediamo la prossima settimana, come al solito! Sì, certo, buona giornata! Oh no, il mio incubo si sta avverando! Ehi! Frank! Siamo arrivati giusto in tempo! Siete stati grandi, non so come ringraziarvi, ragazzi! È stato un piacere, non abbiamo tempo da perdere! Andiamocene di qui prima che si accorgano che la macchina si è spenta! E così Trank e i suoi nuovi amici partirono alla ricerca del suo costruttore, che viveva nella foresta metallica. Grazie, ragazzi, non credevo fosse così lontano. Non riesco a capire come si possa vivere in un posto del genere. Il nonno mi ha detto che qui vivono tutti i costruttori umani. Passo spesso qui intorno, ma credetemi, non ci vivrei di sicuro. Credo che a questo punto proseguirò da solo. Siete già stati così gentili con me. Grazie di tutto, ragazzi. Magari un giorno ci rivedremo. Noi verremo con te, Trank. Che cosa? Certo, andiamo con lui. Conosciamo questi posti molto meglio di te. Che succede se ti perdi? Trank, io penso che Tron abbia ragione. Non si sa mai che sorprese riserva la foresta. Non preoccupatevi per me. Me la caverò da solo, davvero. Oh, certo, ne sono sicuro. Ma quello che è capitato a te è successo anche a noi tanto tempo fa. Se il tuo costruttore sa qualcosa, aiuterà noi tutti a tornare alla vita di sempre, prima che chiudesse la centrale. Lo pensi davvero, Tron? Non lo penso, lo so. Noi andiamo con Trank. Se la metti in questo modo, beh, mi hai convinto. Senti, Tron, io sono un fifone, lo so. Ma questo è un posto pericoloso, lo sai anche tu. Ok, pensavo di convincerti a tornare indietro, nessun problema. Ma cosa sei, un robot o un roditore? Che cosa potrebbe mai succedere? Non siamo forse fatti di metallo? Siamo indistruttibili, ce la caveremo! Che cosa c'è? Avete visto un fantasma? No, non è un fantasma, molto peggio! Ma è enorme, che cos'è? È un sifonoide, un mostro gigante che sottrae energia ad altri robot. Ma come tutti sanno, si sono estinti molti anni fa. Non credo che si siano estinti del tutto. Correte, se il sifonoide vi afferra con i suoi artigli sarà la fine. Prendi questo. Ho trovato! Beccati questo! Ah! Ah!
Tron, tutto bene? È stato sifonato. Lo dicevo che era troppo pericoloso. Lo dicevo anch'io, ma lui è un testone. Anche se si sveglia non sarà più quello di una volta. Ti ho sentito, sai? E quando mi sarò ricaricato, la prima cosa che farò sarà riprogrammare il tuo database. È vivo! È il Tron di sempre! Riesci a camminare? Credo di sì. Mi sento solo un po' debole, ma c'è ancora energia nella mia batteria. Ti basterà per proseguire? Cerca di non far rumore, o vuoi svegliare il nostro amico? Non ci tengo proprio. Ehi, ragazzi, guardate, c'è un sentiero di metallo da quella parte. Pensate che le storie su questa foresta siano vere? Insomma, avete paura? Avanti, non essere ridicolo, Ned. Sono solo leggende e vecchie superstizioni. Leggende o no, io terrei gli occhi aperti. Ho sentito delle storie su strane creature chiamate elettroni. Se ne incontri uno e alla fine sei spacciato. Nev, se mai incontrassi un elettrone, proverei ad inserirlo nel tuo sistema operativo. Sarebbe troppo tardi, ti annienterebbe prima. Avete sentito? Ho sentito e come. Ritiro tutto ciò che ho detto prima sulle leggende e sulle superstizioni. Che facciamo adesso? Moriremo tutti, perché siamo venuti qui? E se è un elettrone, non ci salveremo, è la fine. Sai, Nev, non credo che gli elettroni siano dotati di gambe. I giganti sì. La nonna mi raccontò che qui viveva un vecchio mago che aveva il controllo delle creature che popolano questo posto. Grazie per l'informazione, ora mi sento al sicuro. Wow, che cos'è quell'essere fosforescente? Per favore, andiamocene di qui. Non vorrete proseguire, vero? Non credo ai miei occhi. Non ho mai visto niente del genere. Era un fantasma, vero? Chi osa addentrarsi nella foresta metallica? Tornate da dove siete venuti! Siamo come dice! Non andiamo da nessuna parte! Cerchiamo qualcuno che vive nella foresta! Nessuno viene qui a parte me! Andatevene dal mio territorio, sarà peggio per voi! Sono sfuggito ai soldati. Ho attraversato il deserto, stavo per finire nel metallo fuso e ho lottato contro un sifonoide. Non mi arrenderò adesso. Sei una creatura cocciuta. Andatevene finché potete. Non lo farò prima di aver parlato con il mio costruttore. Com'è il tuo costruttore? Certo, so che vive nella foresta. Bene, bene. Se l'avessi saputo prima, avrei evitato questa messa in scena. Dov'è finito il fantasma? Forse ci sta prendendo in giro? Si sente bene, signore? È un semplice trucco per spaventare i passanti, tutto qui. Chi è lei? Sono la persona che stai cercando, Trank. Non è molto prudente disturbare le creature della notte. Meglio parlare a casa mia. Seguitemi. Dovrebbe essere da queste parti. Vediamo. Dove potrebbe essere? Ah, ecco, l'ho trovata finalmente. Bene. Non c'è proprio alcun dubbio, ti ho costruito io. Sei uno dei miei primi modelli. Mettevo sempre un codice dietro al collo. Non ne ho mai saputo niente. Questo non mi sorprende, normale. Un modello artigianale come te è in grado di registrare gli eventi solo dopo il suo secondo anno di attività vitale. E io da quanti anni sono vivo? Se la memoria non mi inganna, dovresti avere circa 40 anni. Hai 40 anni? Io avrei scommesso che tu ne avresti avuti almeno un centinaio. Senza offesa, Trank. Ciò che intendeva Nev è che le componenti di Trank sembrano un tantino più vecchie. Trank è stato progettato e assemblato 40 anni fa, ma i pezzi utilizzati per costruirlo sono molto più vecchi, risalgono a 1000 anni prima. A quel tempo il pianeta Terra era popolato dagli esseri umani, non dai robot. Un pianeta senza robot? Incredibile! Chissà che confusione! Prima dei robot, sul pianeta Terra esistevano molti esseri viventi. Dovete sapere che erano divisi in specie e tra queste la civiltà umana ha creato i robot. Ma noi robot siamo sempre esistiti, lo sanno tutti. Perché una razza inorganica venga creata, una razza organica deve prima concepirne l'idea. Siete stati creati a immagine di una razza che è esistita prima di voi, con un'intelligenza superiore tale da concepire e creare tutto ciò che vi circonda. Quale razza? Ovviamente la razza umana, Trank. Gente come me. Vuoi dire che non sei un robot? No, temo proprio di no. Lo sapevo, la testa non mi convinceva.
Sul pianeta Terra sono rimasti pochissimi esseri umani ed io sono uno di quei pochi. Ma che è successo agli altri umani? Sebbene possedessero una grande mente, non sono stati abbastanza intelligenti da preservare la natura e salvarla dalla distruzione totale. Ma allora erano stupidi, Nev! Quello che sto per dirvi potrebbe sembrarvi assurdo, ma purtroppo arrivò il momento in cui la civiltà umana deviò dal suo cammino e si avviò verso la sua autodistruzione. I capi di Stato obbligarono i popoli a combattere guerre inutili. Le risorse si esaurirono, la natura si ribellò e la razza umana scomparve quasi del tutto. È buffo, ma io sono sicuro di averlo visto. Ma tu non esistevi ancora. Sì, lo so, intendevo nei miei sogni, veramente. È possibile. Ogni volta che costruivo un nuovo robot, programmavo la sua memoria inserendo un po' della mia storia. Non erano ricordi nitidi, ma tracce che sarebbero venute fuori attraverso i sogni o l'arte. Ecco perché tutto questo ti è familiare. Ma questo tempo è finito per sempre. I pochi umani sono nascosti. Ed è vietato dalla legge costruire robot artigianali. Le nostre storie sono morte, con loro la speranza nel futuro. Non bisogna arrendersi, c'è sempre una speranza. È quello che pensavo anch'io una volta, quando ero più giovane e più fiducioso. Senti, tu mi hai creato e adesso io ho bisogno del tuo aiuto. Se dovessi aiutare tutte le mie creazioni, non avrei neanche il tempo per dormire. Ne ho costruite così tante. Adesso basta pensare a quello che è successo e rimpiangere il passato. Ho una medaglia con quel disegno. Ce l'hai ancora? Ora ricordo, ti ho costruito quando lavoravo alla fabbrica di robot di Ferropoli. Fu uno dei periodi più felici della mia vita professionale. Ero assunto come responsabile di produzione. Tutto andò bene finché un giovane robot ambizioso prese il controllo della fabbrica con la forza. Nessuno si oppose. Mio nonno me lo diceva sempre. Fui obbligato a lasciare l'azienda immediatamente e persi il lavoro. Fu così che ti lasciai al mio assistente di allora. Credo che si trattasse del robot che tu chiami nonno. Sì, è lui, è il nonno! Tuo nonno non andò mai d'accordo con quel tiranno. Mi chiese di installare un dispositivo di blocco nel suo sistema operativo per non essere mai accondiscendente. Sì, è sicuramente lui. Se solo si fossero posti più robot. È vero. Ho notato che tutti i robot con cui ho parlato sono d'accordo con tutto quello che dice il leader senza protestare. Io no. Annuisco solo per far arrabbiare i miei colleghi. Quanto tempo è passato dall'ultima volta che hai cambiato le antenne? Fammi pensare. Non l'ho mai cambiate. Devono essere cambiate? Non c'è da meravigliarsi se il mio sistema ha qualche problema. Ora capisco molte cose. Nessuno di voi ha mai obbedito ai comandi del leader perché le vostre antenne sono vecchie e danneggiate. Non ricevete le comunicazioni ufficiali del governo. Buono a sapersi. Pensavo di avere un errore nel sistema, nel software o qualcosa del genere. Siete entrambi molto fortunati, perché dovete sapere che il leader è in grado di esercitare una forma avanzata di controllo mentale. Quel robot è l'essere più malvagio e spregevole che abbia mai incontrato in vita mia. Il suo obiettivo principale è dominare il pianeta e trasformare tutti i robot in suoi schiavi. Il nonno diceva esattamente le stesse cose. L'unica cosa che non può controllare è la nostra fonte energetica, ovvero il sole. Il sole è di tutti ed è giusto che sia così, ma se non stiamo attenti, finirà per prendere il controllo anche di quella risorsa. Ha già il controllo del sole. Perché credi che la centrale solare sia stata chiusa e disattivata? Cosa è stata disattivata? Non riesco a capire come farà la città a generare energia. Ci penserà il nostro leader e la farà arrivare in città da un giacimento di petrolio sconosciuto. Ma perché? Ha preferito usare un combustibile fossile al posto del sole? Questa è un'idea ridicola. E scommetto che tutti i cittadini hanno accettato senza protestare. Dobbiamo fare qualcosa e alla svelta. Non c'è niente che possiamo fare, piccolo amico. Il mondo appartiene ai potenti, purtroppo. Il leader ormai ha vinto. Oh, no! Ma ci deve essere il modo di fermarlo. Sì. Beh, un modo ci sarebbe, ma voi siete pronti a combattere? Certo, farei di tutto per salvare il nonno. Puoi contare su tutti noi. Che cosa? Nel castello del leader c'è un computer che emette invisibili raggi di controllo mentale. Se qualcuno riuscisse ad entrare, ad infettarlo con un virus, perderebbe il controllo. Così non gli obbedirebbero neanche le guardie. Non sembra una cosa difficile. Non perdiamo altro tempo. Se fossi appena programmato e avessi batterie nuove potenti, anch'io ti incoraggerei ad agire immediatamente. Ma credo che sia meglio aspettare fino a domani mattina, dopo che avrete avuto il tempo di ricaricarvi.
inserito una mappa GPS all'interno di ognuno di voi. Saprete il percorso migliore in ogni momento. Ora dipende da voi. Io non so se me la sento. Ehi, Trank, hai preso il CD per installare il virus? Sì, l'ho nascosto qui dentro. Ci siamo, ragazzi, tocca a voi. È ora di salutarci. L'intero mondo dei robot conta su di voi. Coraggio, Nev. Sono contento di averti conosciuto. E io di averti rivisto. Mi hai ricordato la mia giovinezza. Oh, sul serio? Ora vai, Trank. I tuoi amici ti stanno aspettando. E così il nostro eroe e i suoi compagni d'avventura lasciarono il loro nuovo amico nella foresta metallica e si incamminarono verso la residenza del leader. Tuo nonno deve essere un caro vecchio robot, vero, Trank? Oh, certo. Mi ha insegnato moltissime cose. Non ho mai avuto la pazienza di sedermi e mettermi a studiare. Voglio dire che scaricare materiale è così comodo, si fa meno fatica. Sai che scoperta? E chi l'avrebbe mai detto? Spero solamente che mio nonno stia bene. Leader, il prigioniero di Ferropoli. Dovevo immaginarlo che era opera tua, dittatore. Vieni avanti, perché usi parole offensive in occasione del nostro incontro, amico mio? Non siamo amici. Sappiamo entrambi che non hai mai avuto amici, ma solo denaro e potere. Devo ammettere che la tua osservazione non fa una grinza, vecchio mio. Pensi di essere furbo, vero? Il popolo insorgerà e si rivolterà contro di te e la tua tirannia. Controlla la rabbia. In fondo sei tu che hai costruito tutto questo. Controllarmi io? Controllare una tua prerogativa. E ora veniamo al motivo per cui sei qui. È un po' di tempo che ti opponi al mio regime. Qualcuno dovrà pur contrastare queste tue stupide idee. Avrei preferito non ti fossi opposto. So che sei stato programmato per disobbedire, ma la tua tendenza al dissenso deve essere tenuta sotto controllo. Il dissenso di cui parli è la voce della ragione. Beh, sono stanco di sentire quella voce. Voglio metterla a tacere, vecchio mio. Guardie, portate il mio amico alla piattaforma di riprogrammazione. Vedremo se cambierà idea sulla nostra nuova politica rivoluzionaria. Non accetterò mai di collaborare. Non ne sarei così sicuro, sai. I miei collaboratori sanno essere molto persuasivi. Dovremmo essere quasi arrivati. I miei sensori stanno rilevando una tipologia d'aria differente. Probabilmente è dovuto alla combustione di petrolio. Veramente pensavo che qualcuno di noi avesse emesso gas di scarico. Questo odore sta diventando insopportabile. Ci deve essere qualcosa laggiù. Guardate, siamo quasi alla fine della foresta. Andiamo. E così, quando arrivarono alla fine della foresta metallica, Trank, Tron e Nev si ritrovarono di fronte alla fortezza del leader. Accidenti! È imponente! Già, puoi dirlo forte. Secondo voi perché non ci sono guardie? Forse perché nessuno riesce a uscire dalla foresta metallica. Questo posto non mi piace per niente. Siamo arrivati fin qui, che volete fare? Tornare indietro? Non se ne parla neanche, guardate! Oh? Deve essere l'antenna con cui il leader controlla tutti. Avanti, muoviamoci! Avrebbe detto che sarebbe stata una passeggiata. Già, mi aspettavo decine di guardie e magari un drago gigantesco, ma niente. Vivo bene lo stesso, un sifonoide. Ancora lui. È uno che non si arrende, eh? Ho la sensazione che sia di cattivo umore. Bestione, da questa parte! Seguimi! Oh.
Sei cascato! Ehi! Dietro! Dietro! Dietro di te! E ora che facciamo? Devo ammettere che la tua forza è ammirabile, considerando che sei un robot di vecchia generazione. Ma questo programma contrasta ogni tipo di resistenza, come vedrai tra poco. Non intendo collaborare. La tua ipnosi di ultima generazione non funziona con un modello come me. Non fare il difficile, perché la fai tanto lunga? Dovrai cedere prima o poi. Mi sono stufato di essere accomodante, amico mio. Ti ordino di obbedire al tuo leader e di collaborare. Io non obbedirò mai. Le tue minacce non hanno effetto. Continuerò a combattere perché la mia forza viene dal profondo del mio essere. La tua dittatura è giunta al capolinea. Il tuo regime cadrà con te. Ricorda le mie parole. Arriveranno a prenderti molto presto. Chiedo perdono, mio leader. Esisto solo per servirti. Farò tutto quello che vuoi. Molto gentile. Il nostro nuovo sistema di riprogrammazione funziona a meraviglia. L'uso del microchip è perfetto per la trasmissione delle onde di controllo. Questo era l'ultimo ostacolo. Presto avremo il controllo di tutta Ferropoli e dei cittadini ribelli. Distruggeremo ogni resistenza. Sarò il leader del mondo intero. E presto la galassia si inchinerà di fronte alla mia potenza. Bel lavoro, perfetto. Significherebbe molto per me, dottore, se condividessi la tua conoscenza sul controllo mentale internazionale. Non vedo l'ora di trasmettere i nostri messaggi usando le ultime novità tecnologiche e poterle condividere. Io ho detto tutto ciò che sapevo, leader. Nonno, non farlo! Occupatevi immediatamente di questo intruso! Trank, sono al suo servizio, signore. Sto cominciando a divertirmi per la velocità con cui converto questi stupidi robot. In cosa posso servirla, mio signore? Ti darò l'incommensurabile onore di creare la più grande trasmissione di controllo mentale mai esistita, che farà diventare tutti i cittadini schiavi del nuovo regime. Che ironia! L'ultimo modello di robot artigianale della città che realizza il desiderio del suo futuro distruttore. La vita è piena di sorprese, non è vero, ragazzo? Non sa quanto sia contento di sentirla parlare così, perché sto per farle una sorpresa che non dimenticherà. Come osi parlare così al tuo leader, ammasso di rottami? Sei finito, buffone. Tu e il tuo regime. Sta succedendo qualcosa. E se Trent si è ferito?
già trovato il modo di entrare nel centro di controllo e disattivare l'antenna. Lo sapevo! Il leader non può competere con lui. Presto, andiamo ad aiutarlo! Va bene, sto arrivando. Aspettami, ti prego! Cosa è successo? Perché ci troviamo nella fortezza del leader? Questo imbroglione non è più il leader, nonno. Non dopo il mio intervento. Che state aspettando? Prendetelo! Muovetevi avanti, è un ordine! Perché dovrei prendere ordini da te? Perché sono il tuo leader. Penserò dopo alla tua punizione. Oh, il mio leader? Come osi tu? Rinchiudili in prigione! Questo è un ordine! Hai detto prigione? Sai, non è una cattiva idea. È troppo tranquillo. Che succede là dentro? No! No! Lasciatemi! Io sono il vostro leader! Non potete farlo! No! Parla come un disco rotto! Una formattazione gli farebbe bene. Gli calmerebbe i nervi. Ce l'abbiamo fatta, nonno! No, Trank! Non è vero, ce l'hai fatta da solo! Hai salvato il mondo! Bene, ci deve essere un modo per aprire questa porta. Lascia perdere, Tron. Non c'è speranza. Trank sarà sotto il controllo del leader adesso. Vi sono mancato, ragazzi? Oh, sei tu, Trank! Sapevo che saresti tornato! Come ti senti? Un po' ammaccato, ma tutto intero. Oh, ma stai benissimo! Chi è? Nonno, ti presento Tron e Nev. Mi hanno aiutato a salvarti. Grazie per il vostro aiuto. Non deve ringraziarci, l'abbiamo fatto per un grande amico. Bene, è ora di andare. Ci aspetta un lungo viaggio per Ferropoli. Sono enormemente felice che la città possa ritornare alla normalità. Anch'io, nonno, anch'io. E ci vorrà molto lavoro dopo quello che ha combinato il leader. Hai ragione, c'è molto da fare. Perché non cominciamo col riparare la mia ala? Quel sifonoide me l'ha rovinata tutta. Guardate qua. Non vedo l'ora di essere a casa per ricaricarmi. Ehi, qualcuno di voi ha un'ala di ricambio?